reclamano il diritto ad una continuità lavorativa nel rispetto del loro ruolo e soprattutto dei ragazzi che assistono. Si sono riuniti di fronte al Palazzo delle Aquile, sede del Comune di Palermo, una trentina di assistenti specializzati per il supporto ai ragazzi disabili all'interno degli istituti scolastici per protestare contro tagli e problematiche che assediano costantemente la loro categoria. Purtroppo siamo delle figure che siamo fuori all'esterno della scuola, non siamo stabilizzati, non abbiamo diritti, non siamo tutelati e veniamo visti come delle figure a volte anche sconosciute perché nessuno degli addetti ai lavori sa chi siamo. Ogni anno non parte, il nostro servizio non parte mai all'inizio dell'anno, i nostri disabili, i nostri ragazzi iniziano a novembre, a dicembre perché è capitato che noi abbiamo cominciato a lavorare a dicembre. I nostri alunni sono degli alunni che hanno delle difficoltà, che stanno male, si assentano, non possono venire a scuola e le nostre ore vengono sprecate o anzi vengono messe nel cassetto per fare cassa perché il comune oggi si vanta di continuare questo servizio fino a giugno, però con le nostre ore non lavorate, cioè con le ore non usufruite dai nostri alunni. Ultimo in ordine cronologico il provvedimento di sospensione dei recuperi, che ha tolto ore ad alunni e lavoratori, confermando la precarietà di un servizio che non permetterebbe condizioni lavorative dignitose per alunni e operatori. Ad oggi non possiamo neanche più recuperare le ore che ci permettevano di recuperare fino a qualche settimana fa, con una nota uscita il 9 aprile del 2018, quindi a un mese dalla scadenza del contratto. Noi oggi, ad esempio, siamo qui perché il 30 aprile non siamo contrattualizzati, il nostro contratto ripartirà a maggio. Siamo qui perché a settembre il servizio non parte mai puntuale, parte sempre dopo, ottobre, novembre, e molti alunni sono costretti a rimanere a casa e viene negato a loro il diritto allo studio. Un diritto che è un diritto fondamentale, perché abbiamo gli alunni di serie A e di serie B. Chi può permettersi di andare a scuola va a scuola, chi non ha un assistente magari non ci va.